Silvina, se si perdi il traghetto, accidenti, accidenti a far che. Ma allora ci sono due puppe. Ma che ho detto di strano? A forma di sesso maschile. Sì. Dai. Silvia, ma dove vai col casco al contrario? C'è male, svegliarsi alle 5 e rischia anche di perdere il traghetto. I top. Ah. Silvia, ma si poteva prendere il traghetto dopo? Ciao Michele, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ma mi segui? Sono loro che mi seguono, io sì, non è colpa mia. È lui che ci segue da almeno 10 anni, capito? Oh via, sbarcati, ora si va dal nostro amico Davide Chiappi. Chiappi, Rent Chiappi. Rent Chiappi. Oggi ci dà una supposta copertardi. Sì. Si viaggia come le scoppettardi. Ma perché te lo chiedo le cose? Come funziona che eravamo a prendere il motorino e siamo a fare colazione di nuovo? Buongiorno! Fatto bene. Oggi è la grande, quindi Davide ci ha indicato i punti strategici. Grande. Silvia, sta barattando l'acqua per il cibo? Esageriamo, però sono meravigliata. Si mangia. Abbiamo sbagliato strada come sempre, no? Prodo dell'elba. No, prodo dell'elba. È il trono di spade. Cosa? Barabamba. Prodo del re. Ah, prodo dell'elba, prodo del re. Trono di spade. Ma allora ci sono due puppe. No, che ho detto di strano? Radici marinate alla cipolla. È già amore. Non mi può aspettare, Ti aspetto. No, ho fatto una telefonata, sei già a sganare. Non si chiama quando siamo a tavola. Mi hai detto te di amare. No. Sì. Polpo dell'Elba. È famoso. Come vai? Te vai all'Elba? Scusa. O mangi il polpo? Sì. Per forza. Per forza. E quella è una? Granfia. Poi te lo servono con la granfia, così della forchetta e lo mangi. Devo fare. Sì. Facci vedere come si fa? Sì. Quindi il polpo è cotto per bene, perché sennò si staccava. Ah, perfetto. Una delle cose più sarcigne che potete vedere. Sì. Che spettacolo. Che stai a fare? È lì. Questo è un dolce tipico dell'Elba, la schiaccia briata con le noci. Vedi? E noi siamo a Rio Marina, dove è proprio nata. Giusto? E come si fa? Si fa che si mangia. Sì, che saranno già divisa a pezzettini. Già divisa a pezzettini. Ma che c'è l'aleatico? C'è l'aleatico o il vino rosso o al kermes. Si dice anche che c'è al capolivere la versione con il moscato bianco e il vino bianco. Chi sei? Sì, quanto vuoi? Un fiorino. Un fiorino. C'è subito la spiaggia di Sansone. Dov'è? Com'era? Tipo Freddie Mercury. Vabbè ragazzi, che spettacolo, una cartolina, che musica. Non ci racconti a schiacciabriate? Dai Gabriele, diccelo. È stata la rovina mia da bimbo a schiacciabriate. Poi facciamo questa, guarda. Questa che è il terminatore, una schiaccia diversa. Abbiamo inserito fichi secchi, miele, semi di finocchio selvatico, mandorle e zucchero di canna in superficie. Allora se te ti rifai altri prodotti, cioè qui si nomi... Quindi pan ficato non è quello del Giglio? No. Il nostro è un pane che usavano minatori nel miniere del ferro.
con dentro fichi e miele. Abbiamo impastato e cotto con la salsiccia cruda. Buonissimo! È già buono, un ingrediente di garbo. Questo è un prodotto che facevo una volta solo nell'anno, soltanto nel paese del Rio Elba, a forma di sesso maschile. No. Lo faceva fare il ragazzo alla mamma o alla nonna e lo dava alla Domenica delle Palme alla ragazza che gli piaceva. Ah, capito? Quando poi dopo la ragazza... Ma a misura? Quello, dipende come levitava. Quello, anche quello è vero. Se levita. Certo. Fatto questo, la ragazza, se rispondeva al dono, gli dava la sportella, che è l'altro organo femminile, quindi sesso maschile e femminile, e si fidanzava all'enorme di Santa Caterina. Beh, col passo mi viene dietro, perché io sarei anche non ambigua, porca. E sapere che l'Elba è stata una fonte mineraria, cioè ferro, poi in seguito i romani con il granito, poi c'è anche il vino buono. Plinio il Vecchio scriveva appunto che era... L'isola del vino buono. L'isola del vino buono. La fama degustazione. Le anfore con il vino. Facciamo vino raccontaci. Facciamo vino in anfora da più di 10 anni. È un'anfora di Bruneta. Un risultato molto simile alla barrique, ma senza le sostanze del legno. Nell'anfora senti varietà delle uve. A seconda della qualità dell'argilla, poi della qualità anche del vino. C'erano anche il peposo lì dentro. Certo. Ne ha parlato un po' tutto il mondo, senza esagerare, perché l'ha messa in acqua. Siamo ritornati a un sistema utilizzato più di 2000 anni fa. Abbiamo iniziato proprio con un'uva originaria di quelle zone, l'anzonica, con le masse in vimini a tenerla in profondità. Quindi messa intera senza pigiarla? Assolutamente. Passava l'acqua nel mezzo proprio? Esatto. È il sale marino. Fa la differenza, perché toglie parte della provina, ti permette il non utilizzo o l'utilizzo limitato dei solfiti. La Righi ha tirato fuori il mezzo speciale. Grande, pieno. Pronti? Che panchina è questa, ragazzi? E questo è l'anfiteatro. Bellissimo. Dai. Sì, ma dove vai col casco al contrario? Ma c'è la fatta nessuno fare a lui, guarda. È colpa del chiappo. Del chiappo. Si è fatta dal lido fino a qui. Col... Il campanilismo qui è allo stato puro, massimale, non esiste. Hanno fatto il referendum, volete voi il comune unico? Ma sia mai! Ma sia mai! Esiste! E scoccate una bomba H, non esiste! Comune unico! Se io portassi dentro con un capoliveresi, mai! L'Ariese! L'Ariese è l'originale! Perfetto! Sai anche com'è la storia? No! No! Si chiama Adriana perché a Rio c'erano state le miele, c'erano le miele! Poveromini! Che potevano fare quando finì di lavorare? Si andavano a intorciare. Infatti a Rio era il paese, pochi abitanti, no, parecchi abitanti e tante osterie. E perché vedevano. Quindi guadagnavano le osterie. E quindi è successo che la, diciamo, si racconta, una moglie di uno di quelli che lavorava stava facendo un impasto, di dolce, che il marito Briano, poverino, fece cascare il tarchemenze dentro l'impasto. E da lì è nata la torta. Vedi? Se no, torta briache. E poi si lamentano dei briachi. Comunque, parliamo di altri parlanti d'otto. Pronto? Eccomi. Che vuole, vada fuori? Perché devi andare fuori? Che devi fare? Che dici? No, che ne so, che sei già più linea. Allora, come è andata oggi? Si è mangiata la schiacciata briaca. Ma che lei? E che lei? L'ha schiacciata con... Con l'uva? Con l'uvetta, con pinoli, con le noci, tutta imbevuta poi del vino, dell'Aleati, ora la fanno anche con il Kermes.
insomma. Ma non è l'imbriana, ma con questo soli mi sono tutti a forte, 10, da fino all'insolazione andare a giro per il mondo. Siamo andati anche a fare una degustazione di vino, fa anche i vini in anfora. Signora Mentaco, detta oggi, non la fine. Brava, perché ne hanno parlato, dice in tutto il mondo hanno parlato di storia. Sì, praticamente gli fa... Sì, da quel sentito via la televisione. E tanti sono ne inventa tutti i giorni una. Da sa ci ha fatto andare con il quad dentro la vigna. Con che? Con il quad. Anche io. Gli motori a quattro ruote. Ma sentite, di voi, io non ce l'ho fatto in bagno, sono stata in pineta. Qui c'era quello del motorino, mi ha fatto, te che ci fai casca al contrario? Ma io ho detto, ma perché Mattia mi ha fatto, si perde il traghetto, allora io sono partita.